Giornata contro piedi al gorgonzola. E morta della gente per la puzza di piedi. Maledetti, i piedi puzzolenti conquisteranno il mondo. L'insonnia, stai tutta la notte a giocare a Minecraft, è anche normale. Minecraft è un po' come la banca Mediolanum e tutto attorno a noi. Questo dovrebbe portarlo tipo dovunque. Ok, ha funzionato. La paralisi. Se lì che giochi, improvvisamente tipo svieni sulla tastiera. Salve a tutti, io sono TheLoneGamer e bentornati dopo 6 anni e mezzo, signori, 6 anni e mezzo su Plague Inc. Gioco che forse avrei dovuto riportare durante la famosa e nota epidemia del Covid, ne avrete sentito parlare, ma mi sembrava un po' di cattivo gusto, ormai, voglio dire, è diventata una notizia secondaria, quindi mi sono detto, abbiamo finito Infectonator 3 Apocalypse, a sto punto andiamo a rompere ancora i maroni alla razza umana. Creando delle malattie immaginarie. Devo riprendere mano col gioco perché, come ho detto, era il 2017 l'ultima volta che ho avviato il gioco. Quindi partiamo da qualcosa di basilare. Gioco principale, no, non facciamo la modalità cura. Diventeremo un batterio. Non abbiamo geni sbloccati perché sto gioco l'ho completato pochissime volte. E guarda un po' che fortuna, il gioco suggerisce piedi al gorgonzola come nome per la nostra epidemia. Nome che assolutamente non ho inserito io prima di iniziare a registrare, giuro. Perché porca la miseria, viviamo in un mondo in cui la gente fa di tutto per lavorare il meno possibile, soprattutto online, mette le foto dei piedini su OnlyFans e guadagna una marea di soldi, e il telone tutti i giorni qua a fare video e non guadagna un cocchio di nulla. Quindi no, da questo momento in poi il nostro virus, anzi no scusate, il nostro batterio tecnicamente, che si chiama piedi al gorgonzola, ti fa spuzzare malissimo i piedi, ma proprio una roba assurda, proprio gorgonzola lercio, rancido e tutte cose. Così la prossima volta che qualcuno posta le fotine dei piedi non se lo cagheranno di striscio. Allora partiamo, fatemi fare una partenza facilitata perché partiamo dalla Cina, anzi Cina o India sono quelli con la popolazione maggiore. Ok, piedini puzzolenti in India. Miseria, non cominciamo bene. Sono già che vaneggio, ma vabbè, dettagli. Piedi al gorgonzola inizia in India. Piedi al gorgonzola ha infettato il suo primo umano, piccolo stellino. Debole e abituato a temperature calde, giustamente, al sudore e tutte cose, deve evolversi utilizzando punti DNA per contagiare altre persone. Quindi dobbiamo far esplodere queste sacche purulente che compaiono nella mappa in modo tale da far evolvere la nostra malattia e pian pianino otterremo punti DNA per potenziarla, ma facciamo attenzione alla cura. Da questa schermata possiamo effettivamente vedere la sua storia evolutiva e potenziarne trasmissione, sintomi ed abilità. Tuttavia dobbiamo fare molta attenzione perché se la razza umana noterà che i piedi cominciano a spuzzare praticamente a tutti, potrebbero iniziare a pensare a una cura. Quindi per adesso dobbiamo solo pensare a diffondere la malattia senza renderla tuttavia letale. È più facile a dirsi che a farsi. Allora per adesso velocizziamo ovviamente il tempo così pian pianino si diffonderà. Sbadoinchete, ottimo. Solo 12 persone con i piedi puzzolenti. Possiamo fare di meglio, eh. Ok, abbiamo ottenuto un po' di punticini, quindi direi di evolvere prima di tutto la trasmissione in acqua. Il patogeno può sopravvivere in acque limpide o temperate, aumenta l'infettività, specialmente in ambienti umidi, e la trasmissione via nave. Bene, bene, questa mi sembra veramente un'ottima notizia. Prima o poi qualche tratta navale ci permetterà di esportare il virus anche all'estero, anzi scusate, il batterio. Nuovo social network lanciato, un nuovo social network per chi non ha amici, è comparso sulla scena, è perfetto per me. Si prevede che Blank Book Plus attirerà miliardi di persone nel giro di qualche giorno. Ah, perché siamo tutti virtualmente senza amici? Ma vabbè, dettagli. Allora, la malattia intanto ha infettato altre persone e giustamente noi non ci accontentiamo. Aria 1. Permette di viaggiare sulle particelle di polvere, aumenta l'infettività, specialmente in ambienti aridi. Vabbè, l'India è con più che altro umida. E la trasmissione via aerea, quindi se qualche furbacchione ti tossisce in faccia dovrebbe ovviamente contagiarti. E siamo arrivati a 218 persone infette. Piedi al gorgonzola ha infettato centinaia di soggetti in India, aumentando le possibilità che una persona malata contagi un individuo sano. Bene, bene, dobbiamo fare decisamente di meglio. Oh, guarda, guarda come compaiono pustole letteralmente dovunque. Oltre 2000 persone infettate. Grandi inondazioni in Cina. Gli analisti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità lanciano l'allerta per gravi danni all'industria biotecnologica nazionale e alle strutture di ricerca. Bene, un'ottima notizia, questa potrebbe rallentare la ricerca. Piedi al gorgonzola ha infettato migliaia di persone in India. Il contagio si espande a macchia d'olio. Bene, 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 così le persone sono ancora più unte. No, non tocchiamo i sintomi. Allora, lo rendiamo più resistente al calore, così sarà più facile
facile che il nostro patogeno riesca a sopportare le temperature ed i climi caldi appena possibile, se vogliamo farlo diffondere anche nei paesi più evoluti, quelli del primo mondo e via dicendo, dovremmo fare in modo che abbia una sorta di resistenza anche ai farmaci stessi. Però dammi i punticini. Sto gioco non è garantito che vincete, bisogna giocarsela effettivamente abbastanza bene. 200.000 persone! Incredibile, ma vero? Teniamo sotto controllo perché potrebbe raggiungere forse qualche altro paese. Aspettate che faccio esplodere anche questo. Siamo ad 11 e pertanto... No, me ne servono 12 per la resistenza ai farmaci. Però possiamo aumentare la sua resistenza al freddo, così magari si evolve anche nei paesi freddi. Sappiamo tutti quanto sia difficile conquistare la Groenlandia. Piedi al gorgonzola si diffonde in Cina. Cina! Si sparge il contagio. La malattia sta diventando un'epidemia. Che bella cosa! Olè! Così facciamo esplodere la bolla. Perfetto, ha infettato più persone al mondo che la tua tubercolosi. Immaginate la puzza soprattutto nei mezzi di trasporto pubblici o magari nei luoghi al chiuso. Mamma mia, aspetta, ferma tutto. Più contagioso dell'HIV. Sì, ma dammi 10 secondi di tempo. Vedete che si sono collegate due tratte aeree e quindi la diffusione, wow, 124 milioni di persone. Bene. E quindi, come dicevo, resistenza ai farmaci classe 1. Questo cos'è? Resilienza batterica. Crea un guscio batterico come protezione contro tutti i climi, a prescindere. Ok, non mi pare la peggiore delle idee. Piedi al gorgonzola sta contagiando altri paesi. Perfetto. Però ancora... Oh, è raggiunto l'Africa. Ottimo, resistenza a caldo. Aspetta, anche l'Australia, l'Irlanda e tutte cose. Bene, molto molto bene. Guardate che roba, qui sono tutti che gli spuzzano i piedi tantissimo. 20 punti di DNA, ciuccia chi e ciuccia là. Quindi gli aumentiamo la resistenza contro tutti i climi. Per quanto riguarda la trasmissione, per adesso non toccherei più di tanto perché il bestiame non serve. Oddio, insetto è rischioso perché ne aumenta l'infettività nei climi caldi, ma è anche la probabilità di mutazione. Cosa succede? Che se mi sblocca una malattia, anzi scusate, un sintomo che ne aumenta gravità o letalità, ecco, siamo nella M più totale. È una arma a doppio taglio, in effetti. L'agente patogeno diventa più difficile da analizzare in laboratorio, diminuisce la velocità delle future ricerche. Ok, cerchiamo di investire pensando al futuro e continuiamo ad infettare il mondo. 1,5 miliardi? Beh, davvero? Bene. Ok, la ricerca ancora non è iniziata. Piedi al gorgonzola ha compiuto una mutazione e ha sviluppato il sintomo insonnia senza spendere punti DNA. Ecco, questa per me non è una buona notizia, perché adesso le persone, per colpa della puzza di piedi, non ti dormiranno la notte. Nuova malattia leggera si diffonde. Durante un normale controllo, un medico in India, porca miseria, te ne sei accorto adesso? Ha scoperto una malattia di nome piedi al gorgonzola, cioè c'era proprio scritto l'etichetta sul virus, scusate, sul batterio. Sembra innocua, ma verrà studiata. Altri paesi hanno riportato casi di questa malattia. Vabbè, basta che vi lavate i piedi prima di andare a dormire la sera. Anche negli Stati Uniti. Perfetto, tutti i piedini puzzolenti. Che magari poi a quelli feticisti online gli piace anche di più, non dico di no. Mi ha aumentato, vedete, la gravità della malattia. No, non va per niente bene. Potremmo anche utilizzare i roditori, che ne aumenta l'infettività, specialmente in regioni urbane e le mutazioni. Non lo so. Vorrei stare tranquillino per adesso. La possiamo digievolvere. Tuttavia l'insonnia rende le persone irritabili e meno produttive, quindi anche la cura progredirà molto ma molto più lentamente. L'India inizia a lavorare una cura, ma porca la miseria. Tuttavia senza ulteriori fondi ci vorrà molto ma molto tempo. Ok, fammi accumulare un altro po' di punticini. Nel frattempo, a quanto pare, 1,4 miliardi di persone c'ha i piedi super spuzzolenti. Perfetto, stiamo proseguendo abbastanza bene. È quasi passato un anno da quando alla gente ne hanno iniziato a puzzare malissimo i piedi. Allora, 20 punti, vediamo di aumentare la diffusione via aria considerevolmente. Voglio aerei infetti con persone coi piedi puzzolenti letteralmente dovunque. Devi letteralmente annaspare per la spuzza mentre stai viaggiando all'interno di un mezzo di trasporto pubblico. E che stracocchio. Ce la potrebbero cavare ancora i ricchi. Fermi tutti. Yay, una marea di punti di DNA. Aumentiamo ancora una volta la trasmissione via nave. Guardate l'infettività quanto sale. Per adesso non hanno effettivamente iniziato a realizzare una cura, che voglio dire, lavati i piedi, mettici un po' di deodoranti, un po' di borotalco e porca di quelle iperporca. Cioè, mio fratello gli spuzzavano i piedi. Giornata contro piedi al gorgonzola. Le organizzazioni di beneficenza stanno organizzando una giornata di sensibilizzazione sui piedi al gorgonzola per far conoscere la malattia e incoraggiare lo sviluppo di una cura. Lavatevi, porcaccia la miseriaccia. Ci sono i detergenti e tutte cose. Allora...
Rimescolamento genetico 1. Filamenti di DNA patogeno riassemblati. Serve più lavoro per sviluppare una cura. 22 punti DNA, però. Va bene, dobbiamo cercare di essere proattivi ed evitare che i bastardoni riescano a metterci i bastoni fra le ruote. Piedi al gorgonzola ha infettato più persone al mondo che il raffreddore comune. Si tratta della malattia più contagiosa nella storia. Guardi, ci possiamo impegnare. In realtà bastava non lavarsi più di tanto e avremmo ottenuto più o meno lo stesso risultato. Oh mio Dio, Piedi al Gorgonzola nella lista d'allerta. Piedi al Gorgonzola fa il suo ingresso nella lista d'allerta della Organizzazione Mondiale della Sanità. Anche se non molto pericoloso, i governi sostengono che potrebbe comparire un ceppo più letale. Oddio, già il Gorgonzola quando spuzza non è che sia il massimo. A me piace il Gorgonzola, ma associato ai piedi magari proprio no. Una marea di punticini, aspettate, aspettate che ne aumentiamo la diffusione, soprattutto nei paesi freddi, perché io temo per la Groenlandia che voi non ci avete idea. Oltre 3 miliardi di persone, figlioli, oltre 3 miliardi, perfetto. Guarda che casino, in Cina, quasi tu... morta della gente per la puzza di piedi. Io non c'entro nulla, non ne voglio sapere nulla. In mia difesa la gente poteva iniziare a lavarsi. Porcaccia la miseria. Ok, mio Dio, che faccio, che faccio, che faccio. Resistenza al calore 2, 29 punti DNA. E resilienza batterica 2, così resiste a tutti i climi. Vai, piccolo stellino. Ancora in Russia non ce la fa. Si vede che lì col freddo gli spuzza molto di meno il piede. Ma nelle regioni calde... va, si è diffuso che è uno spettacolo. Germania guida la cura globale. Il governo ha inviato squadre di ricerca nei paesi infetti, sperando di trovare una cura per piedi al gorgonzola. Ok, dobbiamo far scoppiare le bolle blu per annullare la ricerca. La ricerca sta salendo. Maledetti, i piedi puzzolenti conquisteranno il mondo. Cioè, hanno fatto solo 71 morti. Che faccio? Cominciamo ad ammazzare le persone. No, resistiamo ancora un cicinino. Cerchiamo di tenere un po' di punti DNA da parte in caso di necessità. Tuttavia, possiamo farti avere le cisti, buboni dolorosi che contengono sacche di patogeno. C'è una leggera probabilità che scoppino diffondendo la malattia. Nausea, giustamente. Lo stomaco irritato causa fastidio. Leggera probabilità di contagio tramite il bacio. Tosse, eh beh, ci credo. Possibilità di infezione diffondendo il patogeno nei dintorni, specialmente in aree urbane ad alta densità demografica. Eczema, la pelle si copre di sfoghi dolorosi, aumentando leggerissimamente l'infettività. Ciucciachi e ciucciala. Non andiamo di anemia, che mi pare un pochettino eccessivo. Paranoia, irrazionalità e malattia mentale. La sfiducia nelle vittime nei confronti altrui li porta a non cercare cure e a non cooperare con gli altri. Quindi a prescindere la cura ne dovrebbe risentire. Mistero alle Olimpiadi di Tokyo. La decisione di posticipare le Olimpiadi di Tokyo è rimasta un mistero. E ancora un mistero. Gli organizzatori promettono che si terranno presto, ma non è stato fornito un motivo. Perché, voglio dire, sudano durante lo sport e spuzzano ancora di più. Nel frattempo si è sviluppato un sintomo in maniera autonoma, ovvero l'infiammazione. E ci credo, ti infiamma le vie respiratorie, porca la miseria. Prima morte in Gran Bretagna. Primo decesso per piedi al gorgonzola confermato in Gran Bretagna. Sfortuna o l'inizio di qualcosa di terribile? Ma no, ma cosa vuoi che sia? Avanti. Perfetto. Brasile chiude gli aeroporti. Sì, perché nelle sale d'aspetto la gente sta morendo per la spuzza e tutte cose. Ok, ho capito, però non ho visto bolle blu. Porti. Eccola lì. Papammete! Ok, dovremmo buttare giù un pochettino la cura. Porcaccia la miseria. Ok, abbiamo un sacco di punticini. Dobbiamo aumentare i sintomi. Sudore. La perdita di fluidi tramite il sudore aumenta anche il tasso di infezione a causa della scarsa igiene. Starnuti. I fluidi dispersi tramite gli starnuti aumentano l'infezione. Bene. E spendiamo 30 punti di DNA per rimescolamento genetico 2. Ora esiste un altro ceppo dell'agente patogeno, rendendo più faticoso sviluppare una cura. Sono un sacco di punti, non dico di no. Mafia. In Russia! Guardate che roba! Abbiamo infettato una quantità spropositata di mondo. Anche la Groenlandia. Oh mio Dio. La paura rallenta l'economia. La paura di piedi al gorgonzola sta seminando il panico nell'economia globale. Il commercio via terra, aria e mare sta rallentando insieme all'attività economica. Devo dire che i canadesi ancora se la passano abbastanza bene. Però cura al 15%. Non so se riuscirò a uccidere tutti sul pianeta Terra, ma di sicuro gli facciamo passare un brutto quarto d'ora. Febbre! Aumento di temperatura, infettività e grave disidratazione potenzialmente letali. Ma no, è un'impressione. Avanti. Vomito! Beh, coi piedi puzzolenti. L'espulsione di materiale infetto tramite vomito proiettile aumenta il rischio di infezioni. Proprio ti... parte tipo veramente nanana. Un'arma come una catapulta. Ok, abbiamo la Groenlandia, abbiamo la Groenlandia. Perfetto. La cura per piedi al gorgonzola è completa al 25%. Ma la vogliamo smettere? Ma che canadesi resistono? Oh, porcaccia la miseria, sta cosa non mi piace proprio per nulla. Stiamo avendo più problemi del previsto. Schiattata un po' di gente.
Ricerca globale concentrata sulla cura. Fatevi i cavolacci vostri. Ok, stiamo contagiando anche il Canada. Porca la miseria. Oh, non mi danno neanche un attimo di pace. Cominciamo a sviluppare qualcosa di più serio. La paralisi, oh mio Dio, molto difficile da curare e potenzialmente letale. Ok, cominciamo a renderla molto ma molto più letale. Però abbiamo bisogno di altri sintomi. Eccolo qua, è arrivata la diarrea. Eh beh, giusto, cioè, da una parte c'è quello che gli puzza i piedi e te che ti sei messo a cagare in giro. Oh, abbiamo già ucciso milioni di persone con la puzza dei piedi. Cura completa al 50%. Non ce la faremo, figlioli, eh. Sarà abbastanza difficile far fuori tutti. Ma mi accontento. Porca la miseria. Tosse e vomito possono causare una dispersione di vomito aumentando l'infettività di piedi al gorgonzola. Ma che schifo. Ma non si può. Ma avanti. Ha ucciso più persone dell'influenza spagnola. Tutto questo perché la gente non si lava. Ok. Non ci sono più persone sane al mondo. L'ultima persona sana del pianeta di recente ha contratto piedi al gorgonzola. Cioè, immaginatevi a livello globale la spuzza che c'è. Però la letalità è bassa, la letalità è bassa. Quindi a sto punto vediamo di togliere un po' di sintomi, così mi ripiglio i punticini che avevamo investito prima. Non li ripigli tutti, ma è meglio che nulla. Dissenteria, un completo collasso dell'apparato digerente. Possiamo avere qualcosa di molto più letale. Ah, 29 punti DNA, non me la posso permettere. Sarebbe il caso di arrivare al coma. Io la butto là come idea, non mi dispiacerebbe proprio per niente. Questa è potenzialmente letale. Vediamo un po'. Allora, toglimi la febbre, aspetta, toglimi il sudore e tutte cose. Ce l'abbiamo. Ok, ho ridotto un pochettino le abilità e vai di coma come non ci fosse un domani. Facciamo ripartire il tutto. Mi sa che non ce la facciamo, i morti stanno aumentando, ma... Rallettate quella maledettissima cura, porca la miseria. Cura al 75%, hanno capito che bastava darsi una deodorata ai piedi zozzi. Niente figlioli, questa volta si salvano. Dovevo scegliere una malattia molto ma molto più difficile. Ho aumentato troppo la diffusione, mi sono concentrato poco sulla letalità. Per questa volta vi salvate. Solo 248 milioni di persone sono morte per la puzza. No, ma come, avanti. In realtà era tutta una trovata di quelle industrie che producono deodoranti e via dicendo. Piedi al gorgonzola deve essere sradicata. Il mondo è sopravvissuto a una devastante epidemia e presto sradicherà per sempre piedi al gorgonzola. Tantissime persone sono morte e il mondo è cambiato per sempre. Non vedranno più i piedi allo stesso modo. Io ho cambiato la società comunque, non c'era bisogno di ucciderli. Comunque, no, non è finita, è una sconfitta, perché adesso là fuori, gente, milioni di persone che prima postavano le foto di piedini, ora ci penseranno sopra. E magari a quelli che gli piaceva il gorgonzola dicono, no, basta, guardi, lasciamo stare. Che vero peccato, a me piace il gorgonzola. Gioco, sei molto più bastardo del previsto, dannazione. Oh mio Dio, c'erano gli scenari ufficiali, mi ero dimenticato, rinnegare la scienza. La gente non crede più nella scienza, e ce ne siamo accorti con tutte le boiate che scrivono online. No, non gli scienziati, le persone. L'opinione popolare si rivolta contro la verità oggettiva e tende la mano ai fatti alternativi. Ma quando una nuova terrificante piaga si scatena, non potranno salvarli né i loro estratti di ginkgo biloba, né la loro cristalloterapia, né l'olio di serpente. Riusciranno gli esperti in esilio a salvare il mondo? Speriamo di no, onestamente. Allora, purtroppo posso creare solo un batterio. Non ho mai capito come si sbloccano questi, ma vabbè, dettagli. Ma non è che a noi cambi più di tanto per adesso? Una nuova epidemia sta per diffondersi. I terracubisti. Pensavate che la Terra fosse piatta? No. In realtà la Terra è un cubo di Minecraft. E i ragazzini ci credono. Quindi... vediamo un po' cosa accadrà in questo scenario personalizzato. Benvenuto allo scenario rinnegare la scienza. La fiducia nella scienza è ai minimi storici, ovunque. Teorie terracubiste, negazioni del cambiamento climatico e campagne antivaccini stanno conquistando il mondo. I fondi destinati alla ricerca sono stati ridotti drasticamente a livello globale, ma non tutti hanno abbandonato la scienza. Dai la caccia alle menti più brillanti dell'umanità prima che ti fermino. Ma quindi devo comunque contagiare tutto il mondo e tutte cose. Partiamo ancora una volta, facciamo una partenza facilitata. Figlioli, come detto, devo riprendere mano, siate magnanimi. Ecco qua, cominciamo a contagiare. Devo cambiare il nome perché al plurale non rende minimamente, datemi mezzo secondo. Ecco qua, con il terracubismo dovrei poter leggere tutti i messaggi in maniera molto ma molto più chiara. Abbiamo detto Cina, no? Il terracubismo ha infettato il suo primo umano. Debole e generica, deve evolversi utilizzando punti DNA e bla bla bla. Ok, lasciamo che la natura faccia il suo corso. Pian pianino un po' di persone infettate in tutta la Cina. Sai come inizia a giocare a Minecraft? Aumenta la diffidenza nei confronti degli esperti. Si dice che gli scienziati reietti di tutto il mondo stiano organizzando un porto sicuro per una nuova superscienza. Dove andranno a rifugiarsi? Non lo so.
Sicuramente in Groenlandia, perché sono sempre bestemmie a conquistare quel boia di posto, porca la miseria. Il terracubismo si sta diffondendo da persona a persona in Cina e crescerà esponenzialmente. Yay, lo so, dimmi qualcosa che lo so, porca la miseria. Ok, i sintomi dovrebbero essere più o meno gli stessi, ma il fatto che gli scienziati siano dei rinnegati, in questo caso potrebbe darci un minimo di vantaggio. Allora, ovviamente, potenziamo la sua resistenza al calore, visto che parte direttamente da un paese caldo, perfetto. E pazientiamo fin tanto che i numeri non cominciano a salire a livello esponenziale. Bene, bene, vai, puoi fare di meglio. Aspetta, aumentiamo la resistenza al freddo come già fatto prima. Voglio dire, la Russia è letteralmente dietro l'angolo, quindi se siamo fortunati, l'infezione si diffonderà anche lì. Ok, nel frattempo abbiamo infettato 211 persone, ottimo, ottimo, ottimo. E ne aumentiamo la trasmissione per via aerea. Questa volta farò molta più attenzione, soprattutto a tenere dei punti da parte per aumentarne la letalità. Super Science Utopia in Brasile. Sfidando l'opinione globale del pubblico, scienziati provenienti da tutto il mondo sono stati invitati a venire a lavorare in Brasile, presso nuovissime città di superscienza completamente finanziate. Dobbiamo distruggere il Brasile. Oddio, c'è un aeroporto. Dobbiamo aumentarne probabilmente l'infettività anche... Anzi, il contagio, scusate, tramite voli aerei e navi quanto prima. Il cambiamento climatico è una barzelletta, certo. Negli anni 90 ci siamo cascati tutti. Il cambiamento climatico ha perso l'ultimo barlume di credibilità dopo che un politico ha suggerito che fuori facesse freschino e non gli sarebbe dispiaciuto un po' di riscaldamento globale. Ma no, ma che battuta di M, perché il mondo è cubico, quindi il sole sbatte. Vabbè, cosa che ne capite voi, che porca la miseria, pensate che la Terra sia... Sferica, avanti. Il terracubismo ha infettato migliaia di persone in Cina. Il contagio si espande a macchia d'olio. Sì, ma una macchia molto cubica, eh. Si diffonde anche in Afghanistan. Ok, sta conquistando effettivamente le regioni calde. Ottima notizia. Perfetto, vai, piccolo terracubismo. Siamo a 12 punti. Quindi Angingo. Ah, me ne serve un altro per la resistenza ai farmaci. Scusate, datemi mezzo secondo e voilà. Così si diffonde anche nelle città del primo mondo. Siamo a... guardate, bastava un po' di Minecraft e il gioco è praticamente fatto. Che poi ho visto che c'erano mappe di Minecraft in cui c'è proprio il mondo in cubo 3D con la gravità. È anche carina a quel punto di vista. È più contagioso della tubercolosi. Oh mio Dio. Perfetto, 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 perfetto. Aspetta un secondo. Si sta diffondendo anche in Europa. Bene, 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 bene. E abbiamo contagiato anche l'Arabia Saudita. E toh, all'improvviso un sintomo mutato, la tosse. No! Potevi farti i cavolacci tuoi, porca la miseria. Però ne aumenta leggermente l'infettività. Che faccio, che faccio, che faccio? Vabbè, lascialo lì. Per adesso lascialo lì, facciamo finta di nulla. Quanto mi serve per acqua 2? 17 punti di DNA. Pazientiamo 10 secondi. Si è diffuso tipo dovunque. 25 punti di DNA. Più contagioso dell'HIV. Ok, se dobbiamo raggiungere il Brasile bisogna aumentare il contagio via acqua, assolutamente. Vai, vai, bene, 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 la Cina ce la siamo presa tutta, effettivamente. Gran Bretagna vota referendum per la Brexit. Ma vabbè, insomma, con sta Brexit sono un po' confusi anche loro, effettivamente. Perfetto, aumentiamo l'ignoranza a livello globale. 28 punti, quindi vai ancora di trasmissione aerea. E cominciamo a sviluppare dei sintomi abbastanza leggeri, come la nausea da bacio. Cioè, dopo che ti sei limonato lo schermo pensando di fare cosacce con i creeper e tutte cose, ti sei preso la malattia in circostanze non meglio specificate. Non chiedetemi cosa faccia la gente. L'insonnia, stai tutta la notte a giocare a Minecraft, è anche normale. Gli eczemi, stai tutto il giorno a giocare a Minecraft. Che sembra un... Io stia, me la stia prendendo con quelli che giocano a Minecraft. Non me ne frega niente, giocate a quello che volete. Ma qui, voglio dire, mi serve solo una scusa per giustificare il sadismo della mia malattia. Oh, 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 America centrale, perfetto. Africa è dovunque, 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 figlioli. E finalmente dovunque, casomai, sblocchiamo come sintomo il sudore, che ne aumenta la diffusione nei paesi freddi. Bene, bene, bene. Dobbiamo ritornare dalle parti del coma, che non era male. Quindi sblocchiamo anche le cisti. No, le cisti è stato un po' un rischio. Effettivamente dovevo investire di più sulla trasmissione. E diminuiamo la velocità delle future ricerche. Perfetto, e per adesso non tocchiamo nulla. L'abbiamo reso un po' troppo rischioso, eh. Sì, un po' troppo con sintomi letali ed evidenti. Quindi speriamo che... No, buongiornissimo. Dicevo, speriamo che non se ne accorgano più di tanto.
Ok, creiamo un guscio batterico come protezione contro tutti i climi. Diminuiamo la ricerca, la velocità, scusate, delle future ricerche. Bene, dammi tutto mio, tutto mio. Oh mio Dio, anche in Islanda. Eh beh, oh, Minecraft è un po' come la banca Mediolanum e tutto attorno a noi. Rimescolamento genetico, serve più tempo per sviluppare una cura. Vai, ancora non sono partiti. Pensano che siano solo i bambini che ci giocano, ma no, tutti cominciano a pensare che... Ehi, l'allero, lalala. La terra forse sembra più piatta, più cubica del solito, scusate. Per un momento sono diventato terapeutista, chiedo umilmente perdono. Ok, abbiamo infettato più di metà della popolazione mondiale e questa è veramente, veramente un'ottima notizia. Bioaero sull'estremo, cos'è sta roba? L'agente patogeno supera filtri, aria e acqua grazie al guscio cellulare, aumenta l'infettività in climi umidi e aridi e... ok, questo dovrebbe portarlo tipo dovunque. Ok, ha funzionato anche troppo bene. Datemi mezzo secondo. Che faccio? Rendiamo ancora più difficile sviluppare la cura in futuro. E dopo cosa mai mi ripiglio i punticini. Bene, vai così, piccolo Minecraft. La Cina chiude gli aeroporti. E ormai penso che sia un pochettino tardi. Si è diffuso dovunque, tranne che negli Stati Uniti e nel Canada. Quindi paesi del primo mondo e paesi freddi tecnicamente. Pertanto anghingo. Rendiamolo in grado di sopravvivere a tutti i climi. Perfetto. E per il resto no, mi pare che resistenza ai farmaci 2 sia un po' eccessiva. Gli starnuti, ma certo. Così ti starnutiscono in faccia e ti viene voglia di giocare a Minecraft e di ascoltare le teorie complottiste. E sicuramente c'era qualcuno che pensa che la Terra abbia altre forme abbastanza bizzarre, strane e improbabili. Ok, ha sviluppato la febbre in maniera autonoma. Bene, 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 bene. Sei tutto il giorno avanti al computer, ci credo, si surriscalda il computer. Si attivi il ray tracing e tutte cose. Poi... oh, madonna, era partita la cura, non mi ero accorto. Ok, abbiamo contagiato la Groenlandia. Questa è un'ottimissima notizia. Cominciamo a sviluppare i sintomi quelli brutti. La soppressione immunitaria. Yay, ottimo, ottimo, ottimo. Collasso organico totale. Però quando mi dici queste cose sexy, porca la miseria, questo butta sulla gravità a livelli assurdi. E il mio caro buon vecchio amico coma. Allora, per adesso assicuriamoci quantomeno di farla diffondere il più possibile. Ok, il numero di morti questa volta sta aumentando in maniera esponenziale. Cioè, occhio, ha ucciso più persone della peste. Ma no, avanti. Beh, se l'ignoranza uccidesse saremmo tutti belli che morti. Cura completa 25%. E pazientate un attimo. Ok, bisogna andare di coma, gente. Bisogna andare assolutamente di coma. Perfetto, ho speso uno sfacello di punti di DNA. Ma questa barretta comincerà a salire molto molto in fretta. Wow. E il Canada ancora resiste. Anemia si è sviluppata in automatico. Anche quella è molto molto problematica. Non ti avevo visto. Lesioni della pelle, ne aumenta l'infettività. Io volevo sintomi quelli un pochettino più seri però, Malattia sistemica. Il patogeno agisce su più organi e tipi di tessuto, causando in tutto il corpo infezioni a rapida diffusione. Che schifo. Abbiamo ancora una marea di punti DNA. La paralisi. Sei lì che giochi, improvvisamente tipo svieni sulla tastiera. Oh, ragazzi. Ragazzi, non mi dispiace. Il genoma del terracubismo è completamente mappato. Sì, credo sia un po' tardi. Però ci sono ancora delle persone sane. Sì, Brasile, ciaone con la cura. Mi è arrivato un po' tardino qua, Aia. Ci sono ancora un po' di persone vive. 27 milioni di persone sane. No. Aspetta. Dobbiamo aumentare la diffusione nei paesi freddi. Aspetta. Ecco qua, 22 punti di DNA. Rimane praticamente il Canada. Vai. Vai, diffonditi piccolo adorabile stellino. Aspetta che ci abbiamo ancora punti di DNA. Senti, non lo so, utilizzo gli uccelli, utilizzo i topi. Ok, vediamo un po' se funziona, fa ripartire il tutto. Potrebbe sopravvivere giusto qualcuno, Dalle parti del Canada potrebbero rompermi i maroni, in effetti. Ma dimmi te, stava andando così bene. Ok, abbiamo tipo ucciso tutta la razza umana. Quasi tutta, quantomeno. Festival dell'amore in Botswana. Ok, Chi è? Cioè, a sto punto facciamo l'amore e cerchiamo di riprodurci prima che il contagio ci uccida completamente. Non mi dire che hanno resistito anche in Groenlandia? No, Super Science Utopia è stata distrutta. Le menti più brillanti dell'umanità sono state spazzate via in Brasile, sentendosi giustificato. Il resto del mondo smette di credere nella quarantena. Oh, bene! Questa è un'ottima notizia. Lasciate stare la quarantena. Dobbiamo diffonderla di più, ma molto di più. Fatemi recuperare un po' di punticini a questo punto, visto che la cura non la state più ricercando. Sì, gioco, quante volte devo cliccare? 86 volte per dirti sì. Grazie, quando hai un secondo. Vammi su di zanzare, sperando che sia più che sufficiente. Ah, la cura è risalita molto in fretta. Aspettate, ma avevate detto che non state facendo più nulla. In effetti l'indicatore è fermo al 66%. Sì, non si è mossa di un millimetro. Forza, contagiatemi gli ultimi. Niente.
Alcune persone sane sono sopravvissute. Però abbiamo ucciso tipo il 99% della razza umana, credo. Non ti dice la percentuale per davvero. Ci eravamo impegnati così tanto, epidemia debellata. No, un po' di persone sono sopravvissute, ma... non è che il mondo se la passi bene dopo, eh. Hai voluto il terracubismo? E mosso cavolacci tuoi. Buono signori, direi che per oggi abbiamo rovinato abbastanza vite. Quindi cosa avete imparato? Che se vi puzzano i piedi e giocate troppo a Minecraft, potrebbe essere colpa del telone. Mi prendo le mie responsabilità, cosa devo farci? Adesso vediamo che domani se fare altri episodi oppure un caso isolato. Vedremo come andrà questa. Potrebbe essere l'inizio di una nuova serie, non lo so. Ci sono un sacco di scenari realizzati dalla community. Ce n'erano tanti nel 2017 e poi non so se hanno continuato a svilupparli. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, altrimenti vi spuzza Minecraft. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!